Nella puntata precedente ho finito di fare la mia squadra. Aspetta, è cascata una cosa. Amici della guida, ciao a tutti. E guardate, guardate, sono Pita. Guardate, e ciao, sono Pita. Io odio Pita. Andiamo a vedere anche quello, perché non ce ne frega un cazzo. Lo sono sognato? I mega generali galattici. Ciao amici, come avrete notato negli ultimi video, io mi sono letteralmente innamorato dei Cruel Boys. Sono uno degli eserciti forse più divertenti che ho mai dipinto finora e sto toccando poco a livello di modifiche, non sto veramente toccando nulla, li sto lasciando così come sono, perché secondo me GW ha fatto un lavoro veramente meraviglioso. Tant'è che dopo aver fallito il primo mese per mancanza di tempo, questa volta ho esagerato, nel senso che non solo ho recuperato il primo mese, ho finito il secondo mese, ma ho finito anche il terzo, arrivando sostanzialmente ad avere due eroi, lo sciamano e il boss con lo stendardo, col bel ciabanna. Ho fatto tutti e 20 gli Obrigoths, ho fatto i tre Man Skewer, i balestrieri, e alla fine ho fatto anche 10 Q-Trippaz. Quindi sono veramente gasatissimo, perché comunque sia anche l'effetto generale, nonostante abbia lavorato principalmente solo con metallici, contrast, lavature e poco pennello asciutto per dare qualcosa in più, l'effetto è uscito meraviglioso, e questo principalmente è merito anche della scultura che GW ha fatto. Ho preparato il mega balestrone, il Beast Skewer e l'eroe della scatola base, quello sul bestione, e questo sarà il mio prossimo obiettivo di pittura, ma in verità ho già preso altri 10 Gatrippaz, andando oltre quello che mi ero prefissato per il progetto in generale, e ho preso anche lo Sloggoth, il Mascrala Sloggoth, che è una miniatura veramente veramente bellissima. Sì, però, però stai calmo, Dobby post droga il buon Sloggoth, e... però stai calmo, cioè va bene vantarsi Marco, però non è ancora il momento di fare l'elicottero col bel ciabanna. Che bulletto. Sono veramente gasato e onestamente non vedo l'ora di sfidare chi di voi ha fatto Aos sul campo di battaglia. Pete e Umberto, sto guardando. Io! Ma e... come se la cavano questi Cruel Boys? Allora, hai già qualche tattica particolare? Vuoi fare qualcosa di battaglia? Sono curioso di vedere come funzioneranno, soprattutto con le regole che ho scelto e soprattutto con la regola più bella di tutte, che è il tratto di comando dell'eroe, che si chiama Super Sneaky. E sappiate che all'inizio di ogni battaglia io la comincerò gridando Super Sneaky! E quindi questo sarà forse il leitmotiv delle mie partite con i Cruel Boys. Supa supa sto bazooka, come dicevano i saggi. Come dicono gli orchi. Esatto. Oh, come avete ben visto tutti, il primo mese di questo MGG è stato fallimentare, perché come nel mio stile ovviamente ho cambiato progetto. Ma devo dire che
ne ho fatto bene perché il progetto degli Hobgoblin o l'orda di Hobodaikan, come l'ho chiamata io, procede a gonfie vele, tant'è che gli obiettivi del secondo mese e del terzo mese sono già stati raggiunti. Praticamente, come è venuta fuori tutta questa armata? È uno dei miei soliti viaggi mentali, sostanzialmente. Siccome i modelli degli Hobgrotz sono stupendi e anche nel vecchio Warhammer erano tra i miei pelle verde preferiti, ho detto basta, bisogna fare un'armata, mi invento io un background, bisogna fare un'armata che abbia solo Hobgrotz in tutte le salse possibili. E quindi, cosa è venuto fuori? È venuta fuori che... mi sono inventato questo personaggio di Madre Tengrot, che è la regina degli Hobgrotz, che nella mia storia è la rivale di Skragrot, perché lei diceva Skragrot si sì, parla, dice che il precetto della luna cattiva, ma lecca i piedi a Gordrak e agli altri, io sono la vera, il vero araldo della luna cattiva e trasformerò tutti gli esseri viventi nei miei Hobgrotz. E quindi lei gira sostanzialmente con questa pozione che fa bere ai prigionieri, che non scambia con i nani del caos, per trasformarli in Hobgrotz. Ovviamente la maggior parte... Ci saranno dei nani del caos in tutto questo? Ce ne sono, in realtà ce n'è già uno nell'armata, che è uso con le regole del Fungoid Grave Shaman, Cave Shaman, che è sostanzialmente un Hobgrotz che ha studiato, come dire, gli effetti della luna cattiva per cercare di creare delle macchine, diciamo, metà demoni, metà funghi, metà araldi della luna cattiva. Il problema è, non sto scherzando, lui quante si chiama... metà ci sono? Ne contate almeno 3 o 4 di metà? Il 60%, il 30%, il 40%. Era Cipio Graziani l'ultimo che riscrive, mettete via coppie di prezzo. Praticamente, cosa succede? Lui studia così tanto i funghi che sostanzialmente diventa assuefatto al consumo dei funghi, tant'è che perde i denti, infatti si chiama Solomoth il senza zanne e viene scacciato a pedate dagli altri Demon Smith dei Nani del Caos, viaggiando come un reghetto è costretto a bere brodino di funghi. Perfetto, arriva davanti al cospetto di Madre Tengrot e dell'imperatore degli Hobgoblin, Hobodaikan degli Hobgrotz, scusatemi, decide di diventare, in questa cosa un po' strana, discepolo della regina degli Hobgoblin e inizia... No, ho parlato troppo. Oh, Pita, no, assolutamente, figurati. 13 minutes later. Confratelli Templari, qui è il vostro maresciallo Paisiello dai campi insanguinati di Armageddon, dove i lavori sulla grande crociata come che schifo. Ebbene, la Salerno Reggio Calabria, che ci sono i lavori. Meglio l'Armageddon Calabria, che è ancora meglio. E dove i Templari Neri nel nome dell'imperatore stanno combattendo l'Orda di Pelle Verde. Vi preannuncio che l'obiettivo per il secondo mese è stato raggiunto e un possente Dreadnought Redemptor si sta facendo largo nei ranghi della mia crociata e sarà doverosamente dipinto e riempito di croci templari. Però a questo punto volevo raccontarvi come nasce l'idea di questa forza crociata. In realtà io ho letto il romanzo Hellstrich, che racconta l'arrivo sul mondo formicaio di Armageddon del cappellano Grimaldus, pieno di emozioni, dubbi, incertezze che lo porteranno poi a diventare il cappellano più importante dei Templari Neri. E vorrei, attraverso questa armata a tema, ricreare il ritorno su Armageddon e soprattutto al formicaio Hellstrich del suo più importante eroe. Quindi in realtà la mia armata sarà un'armata composta non soltanto dai veterani dei Templari Neri, che quindi saranno il fulcro della mia armata, ma di due forze di contorno. Allora, in questo punto ci saranno due forze a contorno. Una della Legione d'Acciaio di Armageddon, quindi i veterani che vorrò provare a convertire dai nuovi fanti della morte di Krieg, quindi dei nuovi pezzi, riuscire a provare a tirar fuori questi antichi veterani, e un contingente di Shion, perché nel romanzo ci sono anche gli Shion, e un manipolo di sorelle guerriere che hanno affiancato Grimaldus nell'epica difesa del Tempio dell'Imperatore Ascendente, che poi era una roccaforte, una piazzaforte delle sorelle guerriere, e quindi provare a unire tutti questi elementi. Poi ci saranno degli elementi ancora di contorno, ci sarà l'aviazione, ci saranno le forze di Armageddon, probabilmente qualche veicolo corazzato della guardia,
E insieme a tutti questi modelli vorrei introdurre poi, come ultimo pezzo di questo grande progetto di MGG, di inserire addirittura Grimaldus, la nuova incarnazione che è stata appena prodotta, per guidare in battaglia contro gli orchi di Uge, perché è importante, perché dove ci sono dei grandi eroi servono anche dei degni rivali, quindi qualcuno da far prendere a martellate a colpi di Crozus, e mi dedicherò allo smantellamento della... Ho sentito a colpi di cactus, ho capito bene? Di cactus quando vi va male, di Crozus quando vi va bene. Io capito, potrebbe essere peggio, esatto, deve essere con qualche altra cosa, però non lo diremo in questa sede. Quindi in realtà tutti i modelli avranno dei riferimenti alle croci templari, quindi anche a croci templari stop e non erano passati 3 minuti, e lo stop era per le croci templari, non per i 3 minuti. Sì. Ormai l'avete visto che per questo viaggio dei Mega Generali Galattici mi sono cosparso il capo di cenere e ho deciso di intraprendere la via del turchese e dell'oro, quindi con la stirpe dei mille. Ma com'è nata questa cosa, quest'idea di dipingere questa armata? Fondamentalmente da un ricordo dei primissimi tempi in cui ero hobbista, quindi quando su uno dei vecchi numeri del White Dwarf che avevo preso quando ero pischello, quando ancora i capelli erano corti, quindi tempo fa, mi ricordo appunto di aver visto questi Space Marine con questo stile vagamente egiziano che avevano molto colpito la mia immaginazione. N anni dopo, durante una gita a Bologna, passo nel negozio GV e trovo in pratica uno degli ultimi Start Collecting rimasti prima che uscisse la nuova Combat Patrol, che personalmente non mi fa impazzire, quindi avendo lo Start Collecting un contenuto decisamente interessante me lo sono acchiappato insieme a una scatola di Rubric Marines che di fatto rappresentano appunto il primo obiettivo di questo primo bimestre. Manca solo Ahriman, ma arriverà più avanti, perché l'idea è quella di concludere il viaggio di MGG con Ahriman. Oltre appunto allo Start Collecting, che appunto modelli totalmente nuovi, ho deciso anche di recuperare dei vecchi modelli risalenti appunto ai miei albori da hobbista, ovvero una buona parte della componente caotica di Oscura Vendetta, quindi scatola base di Warhammer 40.000 di un bel po' di anni fa. Tanta roba. Tanta roba, sì, quella scatola era tanta roba, esatto, anzianità proprio, anzianità come se piovesse, come dice un saggio. In pratica cosa ho fatto? Bacinellona, 20 cultisti, Elbrut e sgrassatore a profusione. Bacinellone, non bacinellombra. Ma come, non hai usato il tutorial di Huge sul pulitore ultrasuoni? Non ho il pulitore ultrasuoni, è una mia carenza. Sì, 3 minuti sono già finiti, ok, già finiti. Detto ciò, appunto, una volta ripuliti questi 20 cultisti e questo Elbrut saranno il mio obiettivo per i mesi a venire. Inizialmente partirei con i 5 Terminator e i cultisti, poi appunto Elbrut e sicuramente qualche altra aggiunta che nel frattempo arriverà, perché vorrei comunque... Ma l'obiettivo è pulirli o colorarli? L'obiettivo, li ho già puliti e ne ho dipinti alcuni, quindi sì. Diciamo che non sono come Fra, l'obiettivo non è aprire la scatola, quindi è un po' più pratico, mettiamola così. Frecciatine pesanti. Parole dure, parole di un uomo davvero strano, diceva qualcuno. E niente, appunto, questo è l'obiettivo futuro. È brutale sta cosa. Chiudi. Allora amici, velocemente, questo progetto è nato con la voglia di dipingere in serie e di usare la pittura a olio per dipingere il più velocemente possibile. Questo perché comunque gli orchi sono un'armata estremamente numerosa con un sacco di modelli e vi dirò, mi piacciono tutti. Ho veramente l'imbarazzo della scelta su cosa dipingere e al momento sto dipingendo solo le cose che mi piacciono. Nonostante questo ho già fatto 2 partite con il mio amicone Andre. Una l'ho vinta e una l'ho persa e sto anche cominciando un po' a valutare delle scelte che abbiano un senso dal punto di vista appunto del gioco, però il punto era fare una pittura che fosse veloce.
mi sono impelagato, nel senso che comunque effettivamente l'olio mi velocizza un sacco il lavoro e ho trovato una maniera, poi vi farò un tutorial per realizzare dei graffi e dei danni da battaglia in maniera veramente super efficace e super veloce grazie ai colori a olio e uno stuzzicadente. Però poi ho aggiunto anche un sacco di dettagli che fra l'animalier, fra i graffi, fra gli osl mi hanno portato via fra la ruggine un sacco di tempo, per cui non è proprio un fast paint come l'avevo immaginato. Detto questo, sto effettivamente lavorando tanto in serie e sto raggiungendo una serie di risultati che non mi aspettavo e ho veramente l'imbarazzo della scelta. In realtà il prossimo step sarà dipingere, io avrei dell'imbarazzo e basta, però vabbè, sarà dipingere le miniature che mi ha regalato il mio amico Umbe, perché mi ha fatto un regalo di Natale che è stato il regalo di Natale più bello del mondo e mi ha mandato il Sandorkan, che sarà l'orco sul Mega Squig, che tra l'altro è un orco molto saggio che dice delle cose molto vere, poi magari vi farò vedere una foto in merito, è un orco che dice delle verità scomode. E quindi dipingere lui e dipingere anche una serie di modelli che mi ha mandato il mio amico Umbe, perché sono più belli, perché me li ha mandati con tanto affetto. E un'altra cosa di cui ho iniziato ad abusare sono le calamite, quindi ho magnetizzato i mega capi per poter usare il grande mech con il campo di forza e adesso sto iniziando a magnetizzare un sacco di altre cose. Non è il nostro mech. No, è un grande mech, anche se il più grande mech è chiaramente il nostro mech, quello è il più grande mech che è nel mio cuore. Guarda, hai fatto benissimo. Che te lo dico a fare. Anzi, potrei dedicarti potresti farmi una conversione e poi la dipingo. Ah, che bello. Grazie paesiello, mi hai insegnato a vivere. Ah no, ci sono prima i mantelli, ma è vero. Perché detto mantelli, pezzi? Mech, se scopro che fai le conversioni a Yuji e non fai i mantelli... Poi... Ma io non mi faccio neanche da mangiare, poi se che cazzo di conversioni devo fare a Yuji? Mantelli di riso fritto. Comunque, se mi fate finire, volevo anche dire che niente, il prossimo obiettivo è devo dipingere delle scelte truppe, per cui adesso cercherò di, anche se vorrei dipingere, diciamo, stop, fallo parlare, vorrei dipingere più che altro la gli orchi su squigliali, mi sa che devo dipingere delle scelte truppe, quindi adesso vedrò se saranno dei Gretchen, dei ragazzi o degli spaccabestie. Però ho detto stop anche perché ci si vede alla campagna di Warhammer Milano a cui vorrei partecipare e devo riuscire a dipingere mille punti. Questo nonostante abbia delle voci nella testa che continuano a parlarmi, però io ci arriverò, penso, a dipingere 1000 punti. Ciao amici, ci vediamo presto. Allora ragazzi, che dire, io in realtà sono solo contento di aver avuto la preveggenza di iniziare Eldar alle porte di un'uscita incredibile di Eldar che non si è mai vista da qui a 20 anni, quindi sono solo che contento. Il pendolino funziona. Minchia, il pendolino ha sempre funzionato. Lo sapevi. Lo sapevo, in realtà sì ragazzi, lo non sapevo. Non solo i Kring, io lo sapevo anche gli Eldar. Esatto, 2 anni fa già lo sapevo e quindi mi sono preparato. Film di Harry Terville, e Warhammer. Esatto, lui mi ha chiamato, mi ha detto: "Hi Mac, can I come to Warhammer?" E io gli ho detto yes, ma perché mi chiedi sempre il permesso a me? Genesis. Prima di Harry Cavill c'era uno più muscoloso. Sì, perché c'è questa, tra noi culturisti c'è una sorta di gerarchia, no? Io sono in cima e loro mi chiedono il permesso di fare tutto, cioè. Comunque, bellissimi gli Elder, devo dire, quelli in uscita, cercherò di prendere tutto, non mi interessa mangiare. E beh, che dire, il mio percorso sta andando molto bene. Detto che non cucini neanche. Infatti, che cazzo me ne frega. il mio percorso sta andando molto bene, nel senso che sto preparando solo cose che mi permettono di non fare una lista regolamentare, quindi non sto facendo truppe, non sto facendo niente, sto solo facendo supporti elite e supporti pesanti. E infatti e i QG, tantissimi QG, tipo 5 o 6 QG, così non li userò mai. E il mio prossimo step sarà fare 2 Warwalker, giusto per rimanere in tema, no? Adesso faccio le truppe così faccio una lista bella. No, faccio 2 Warwalker perché mi piacciono, sono modelli vecchissimi, però secondo me reggono tantissimo. E soprattutto non vedo l'ora di usarli sul campo. Non vedo l'ora di usarli sul campo col nuovo codex. E non vedo l'ora, soprattutto perché Nico
diciamo che siamo riusciti a scegliere i colori complementari anche senza volerlo, esatto. Perché io sono tutto giallo con delle parti blu, lui è tutto blu con delle parti gialle, quindi quando faremo il battle report mettetevi gli occhiali da sole, perché sennò state malissimo. E a breve arriveranno le foto del secondo step, che sono i due QG super modificati, ragazzi, mi raccomando, tutto modificato. Hai messo anche qualche mantello? Tutto modificato, hanno un sacco di mantelli, Pais. Vedi, allora hanno perché? Un sacco di mantelli. Di buttare almeno 20. Sì, no, a un certo punto c'era il mantello già fatto in plastica, l'ho spaccato e l'ho fatto io in materia verde. Cioè, era già fatto. Mi esercito si crea a partire dell'idea di pintar tutta la ciudad maldita. Me fastidiava a tener de los grises. Así che comencé a pintar todos los vircos vampiros, seguendo un esquema de color preciso para la piel humana, zombie y vampiro. Humanos caucásicos desolados. Magentas desolados para zombies y verde azulado para vampiros. Las piezas de héroes son encantadoras, sexys y cálidas. Disfruté usando mi pincel para pintar esas hermosas figuras. Sigue el tutorial del pintador. El objetivo es pintar 80 zombies y 40 esqueletos y al menos 3 señores vengorianos. Luego pintar al menos una unidad de cada tipo de Soul Blight Grave Lords, en esta o en la otra vita. Ma pintador, come dite in Spagna, wog? Wagos! No, wagos! Wagos! Esatto, wagos! Wagos! Wagos, le patatine, mica ti ricordi il wagos? Ti ricordi le patatine? Mica ti sblocco un ricordo, figa. Dalla testa a patata. Hola, mi nombre è Gini Montoya, tu hai ucciso mio padre, preparati a morire. Fotitis! Ole! Fotitis, Sancho Panza! No, ma fotitis vuol dire ti stimo moltissimo in spagnolo, eh? Cioè, fa moltissima espressione spagnola! Lo diceva latina a Fantozzi! Esatto! Nell'adattamento spagnolo! In spagnolo? Lo dice spagnol. Francisco Franco a sua moglie, sta fotitis! In spagnolo? Super Fantozzi! E lo ospita in spagnolo, fotitis dice vamos a inculare il pitas! cominciamos, ti arrivano sacagnate sei dentist. C'era ancora un minuto da fare, no. Ma direi che possiamo. Sì, vabbè, ma che cazzo te ne frega. Eravamo già qui a inculare Pita, quindi nostro, direi che possiamo definirla chiusa. Siete qui per me direttamente perché vi piacciono gli Aradrim a questo punto. Siamo a tema Signora degli Anelli. Continua, purtroppo devo ammettere di non aver raggiunto l'obiettivo mensile. Sapevo che effettivamente era un grande obiettivo, anche perché il modello è enorme e necessita di tanto amore. Parlo ovviamente del Mumak in questo caso. Sia perché sto approcciando all'animale, diciamo, con nuove idee, essendo il quinto della famiglia in questo caso, diciamo, un po' di esperienza alle spalle. C'è e sto valutando una soluzione differente, quindi diciamo allo studio, ma probabilmente ci sarà, qualcuno dice, qualche video in cui vedrete questa soluzione e come è andata, anche perché diciamo che visto che vorremmo giocarlo sul campo da gioco, in questo caso trasportarlo sarà d'obbligo, e siccome è uno dei modelli più grandi prodotti comunque da Mamma GV, in questo caso stavo pensando di calamitare la parte dell'Howard, cioè il cestone a più piani che c'ha sul groppone in questo caso, per facilitarne il trasporto, solo che è ancora in fase di studio, perché in passato avevo pernato i pezzi, perché con la plastica ovviamente rischio di che si rompesse eccetera eccetera è parecchio, quindi stiamo studiando quella parte, senza notare che la parte è ancora soltanto del limare la bestia, di far coincidere i pezzi e di stuccarla eccetera eccetera, lo vedrete in un altro video, perché diciamo è molto interessante approcciare un modello così grande, tra l'altro poi un modello possiamo dirlo cazzuto, anche perché è l'unico modello attualmente della gamma GV ad essere realmente dotato di sotto, rappresentato anche in questo senso, diciamo proprio lì fra le gabbette posteriori. In corsa non ho fatto il
colpita, giuro, non ho fatto pita, quindi no, non cambierò esercito. Rimaniamo su Yardin, che trovo comunque un esercito molto affascinante e molto caratteristico per quanto riguarda il mondo di Arda del Signore degli Anelli in questo caso. Arrivando ovviamente al punto della situazione, ho deciso quindi di dedicare il Mumak non all'Orda del Serpente, quindi non direttamente, ma di allearlo, quindi il fulcro centrale dell'esercito sarà il Mumak in questo caso, e però ho deciso di dedicarlo al lontano Arad. Voi sapete che nella fazione comunque del male c'è questa distinzione tra l'Orda del Serpente, Yaradrim in questo caso, e il Far Harad, il lontano Harad, che erano almeno i cammellati. Mamma GV, ti prego, rimandaci le truppe cammellate, perché quella parte lì veramente la sto aspettando la riedizione con ansia di quelle miniature. E ho immaginato il buon Mumak un po' alla A-Team, quindi come se fosse il furgoncino dell'A-Team. Ovviamente sappiamo che ha il calpestamento e tutto il resto, poi sì, è vero, molti di voi diranno che a livello di performance il Mumak anche in questa edizione, diciamo, non è un modello altamente performante per il costo in punti che ha. Siamo d'accordo, ma non ce ne frega niente, perché personalmente gioco per divertirmi, e quindi il tema dell'esercito lo seguo fondamentalmente sull'onda del mio entusiasmo personale. Infatti, come vi dirò tra poco, non ho ancora deciso tutti i pezzi che faranno parte degli 800 punti, e vi dirò un po' quali sono i miei dubbi, intanto li condividerò con voi. Io lo vedo appunto come il furgoncino team che arriva, dotato di corde per la discesa, che mi scarica i mezzi troll nel momento del bisogno in mezzo alle situazioni critica, e questi arrivano randellando, diciamo, felicemente, visto che sono modelli molto tosti per quanto comunque costosi. Quindi già buona parte dei punti se ne vanno, diciamo una buona metà dei punti, degli 800 punti dedicati all'esercito se ne vanno così, ma la fortuna è che tutto il resto sarà dedicato appunto agli Yaradrim, che sono truppe molto economiche, e quindi si può andare, diciamo, a compensare il numero di modelli, in questo caso andando a riempire con squadre di straccioni. Poi in realtà non sarà soltanto questo, perché gli Yaradrim ovviamente hanno anche una delle cavallerie più economiche del gioco e più versatili, che sono appunto i cavalieri Yaradrim, i predoni Yaradrim in questo caso, ma hanno anche delle scelte elite non da poco, oltre ai vari eroi che possiamo comunque andare a prendere in considerazione, dal buon Suladan, il Lord Serpente già citato prima, ma abbiamo anche gli Asharid in questo caso, quindi gli assassini che possono infiltrarsi fra le truppe e hanno, diciamo, danno delle opzioni non da poco, oltre che i guardiani di Karna, quindi anche qui la città, tanto che qui nel background, bellissima città maledetta di Karna, ancora con gli spiriti che si aggirano, insomma, le cose, insomma, che non dovrebbero ancora camminare, invece camminano ancora, e ci sono appunto questi guerrieri d'elite di fatto che dedicano la loro vita, sono praticamente completamente muti nel silenzio più completo, però riescono comunque a comunicare tra di loro e hanno ottimi equipaggiamenti in questo senso, e tengono a bada quello che deve rimanere all'interno, diciamo, della città di Karna. Quindi avrò 6 mezzi troll, quindi vi dico anche l'entità, che costo in punti è una salassata, per quanto siano solo 6, e il Mumak dovrebbe portarne fino a 12 comunque, però dovendo ruotare di corde per la discesa, altrimenti dicono splat di spiaccicarsi per terra. Dall'altro lato però sicuramente vorrò dei cavalieri, perché comunque i modelli sono molto belli, qualche guardia del serpente in questo caso, e sugli eroi credo che dovrò appunto tagliare i costi, quindi rimarrò su quelli senza nome probabilmente, o giocherò con gli Asharin, però andremo a vedere, anche perché vi dico la verità, non ho guardato ancora tutte le regole di composizione dell'esercito, perché come menzionato prima mi interessano più i modelli che la mia idea, poi andrò a vedere se, diciamo, visto che sono ancora in corso d'opera, avrà senso, comunque potrà essere giocata negli 800 punti o meno in questo caso. Qui dalle sabbie del deserto è tutto per ora, io vi saluto alla prossima puntata, ciao! I Mega Generali Galattici. Va bene. E pensi mi, faccio tutto mi. Sì, però stai calmo. Ma con chi stai parlando? Mi dico calogero Kairos.
E quindi chi va? Chi è che boomer? Anzi, no, devo andare che sei un cazzo di boomer. Da mezz'ora dobbiamo andare. Oh! Con la... No, io adesso sono già nervoso. Sei già nervoso. Dai. Ah già, aspetta. Aspetta che devo fare... No, avvia la registrazione. E aspetta. Ho avviato, avviato. Dai, volevo raccontare tutte le storie, invece non ho raccontato proprio. Dai, papà Castoro, raccontaci la storia. Ok. Dai, vai! Vai!